Ed è tantissimo ormai che facciamo indovinare al genio tutti i personaggi dei nostri videogiochi preferiti. E ci riesce quasi sempre. Quindi, perché questa volta alla Loki Playtime non invitiamo a partecipare anche The Amazing Digital Circus? Che ne dici, Kane? Lo facciamo? Devo ancora togliere quella P rossa e metterci una bella L di Loki. Prima domanda, il mio personaggio è donna? Sì, e stiamo parlando proprio di... Lo vedete qui sotto? Non so se è una donna o una bambina, diciamo che è femmina. Genio, dun dun dun, ce la fai? Sei connesso? Non ce la fa. Ecco, il mio personaggio è femmina, abbiamo rincominciato. Domanda numero uno, è nato in Italia? No, esiste davvero? Forse nella vita reale sì, ma nel gioco no. Cioè, non è un gioco, sì, è un gioco. Il mio personaggio combatte? Non proprio. Fa parte di un cartone? Sì. Non ha i capelli biondi, ma ce li ha castani. Sì, ha i capelli sotto quel cappello da clown. Fa parte di un anime? No. Fa parte della Disney? No. È un animale? No. È un pagliaccio? Ha a che fare con le strade? No, a meno che non voglia essere schiacciata. Fa parte di un film di dinosauri? Il pagliaccio Saurus Rex? No. È stato scoperto grazie a YouTube? Sì, sul canale di Glitch Production. Ha a che fare col circo? Bravissimo! Ci siamo arrivati! No, sta pensando. Pomni, l'ha trovato! L'ha trovato, ma non c'è ancora un'immagine. Sì, bravissimo, l'aggiungiamo noi l'immagine. Aggiungi immagine. Quindi dovremmo averlo ottenuto su Minecraft. Vediamo se l'abbiamo ottenuto su Minecraft. Allora, non siamo ancora morti, che è un bene. Non ci siamo teletrasportati nel circo digitale. Abbiamo in mano una Pomni. Pomni, sei felice di entrare nella Loki Playtime? Guarda, ti metto proprio qui dentro all'ingresso. Oh, oh no, ha paura, è timida. Le si muovono anche gli occhi. Pomni, che c'è? Cosa c'hai? Non sai di dove ti trovi? Bene, ti trovi sul canale... Vabbè, ti sto parlando, brutta scema. T'ammazzo. Ti trovi sul canale YouTube? Ti trovi sul canale di YouTube di Loki. E Locchino, suo figlio. Vabbè, se ne va. Vabbè, Pomni, ti devo ammazzare. Se volete iscrivetevi in questo momento, lasciate un mi piace. Veramente, lasciate un mi piace, sennò Pomni avrà sempre paura. Ogni mi piace aiuterà Pomni... No! Ho rovesciato tutta la Coca-Cola. Va bene, Pomni, ti lascio stare, guarda. Porca di quella... Pomni, vieni tu ad asciugare tutto. Potete allora mettere un mi piace, non per Pomni, ma per io che mi sono bagnato. Aspettate, ho capito cosa mi ha fatto Pomni. Avete presente i pagliacci che hanno quella pompettina e il fiorellino qua nel taschino e vi spruzzano? Ecco, uguale, è stato così. Grazie, pagliaccio. Non è un giullare, è un pagliaccio. Non andare nell'angolino, Pomni, non andare nell'angolino. Ti vengo a prendere io. Allora, questa è la stanza di sicurezza se non ti senti sicura. Che si sta tenendo il braccio così, aiuto, ho paura. Se vuoi andare lì ti sentirai al sicuro, ok? Non guardarmi con quello sguardo imbrocciato. Ma che cosa vuoi? Mi vuoi schizzare ancora? Ok, ok. Ciao, Pomni. Andiamo a indovinare il prossimo personaggio. Nuova partita. Il tuo personaggio indossa vestiti femminili? No. E stiamo parlando proprio del bau 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 bau. È più o meno quello lì. Quello che fa bau bau. Ha le mani? Ma certamente che ha le mani. Ha i capelli? No. In realtà non ha neanche una faccia. Indossa i vestiti? Credo di sì. Voi lo state vedendo, io me lo devo ricordare. Sicuramente non è nudo. Ok, è vestito da presentatore. Sì, indossa i vestiti. È reale? No! Si veste sempre in nero? No! L'aspetto di un animale? No! Fa parte di un cartone? Sì! Combatte? No! Lui crea i combattimenti. È giallo? No, è rosso. È verde? No, è rosso. È un essere umano? Non so che cosa sia quella cosa lì. Non è blu, è rosso. È il protagonista dell'opera? Probabilmente. Ha i baffi? No, non ha proprio la faccia. C'ha solo i denti, la bocca e gli occhi. Non è un animale. È stato scoperto grazie a YouTube? Sì, ed è un cartone, ma non è femmina, quindi non è Pomni. Ecco, posso a parti robotiche? Non credo. È un demone? No. Porta il pannolino? No. Non è fantoccio? No. Continua, sì. È rosso? Diciamo di sì. Ha a che fare col circo? Bravissimo, genio. Dopo 30 domande ci sei arrivato, eh. Ha un occhio diverso dall'altro? Non ci ho mai fatto caso. Sapevate che non avevo mai visto sta cosa? Ha un occhio verde e uno azzurro? Ha un occhio verde e uno azzurro? Quindi sì. Ha un occhio diverso dall'altro? Sì, non l'avevo mai notato. Beh, l'ho visto solo una volta il cartone. E Kane, sì! Devono ancora aggiungere l'immagine. Vediamo se l'abbiamo ottenuto su Minecraft e andiamo. Vediamo se ce l'ha dato. Pomni, sono felice di presentarti il presentatore che ti presenterà. L'abbiamo ottenuto, sì, tranquillo. Abbiamo anche un'altra cosa, Bubble. Ok, ho tagliato la parte in cui era tutto zoomato, quindi rifacciamo. Bubble, come sei bella, non sei troppo trasparente, eh? Cioè, ti vedo un po' pallidina. E tu, oh, ciao Pomni. Cosa c'è?
Hai paura? Di quello dietro. Sì, l'abbiamo spawnato, ma il gioco tutto è zoomato, quindi non si vedeva niente. Eccolo qui! Kane, il presentatore di tutti i presenti. Presentanti al presentamento. Ho qui un presente per te. Vuol dire regalo. Il regalo è questo. Zà! Ah! Cosa? Cosa? Oh! Ti sei messo contro l'occhi sbagliato. Kaino! Oh mio Dio, sta vibrando. Kaino, dentiera che vibra. Come hai osato? Adesso lo picchio e scappo. Vado nella stanza di sicurezza. Kaino, Kaino, puzzi di bambino. Sei un cretino. E c'è la dentiera di un nonnino. Brutto. Un mortale. Dobbiamo chiuderci. Dobbiamo chiuderci nella stanza di sicurezza. Tiriamo la leva. Wow! Proviamo adesso ad indovinare il mio preferito, che è maschio e non esiste davvero. E ha l'aspetto di un animale questa volta. Ha la pelle blu. Ora non so se è blu o viola, che ne so, probabilmente sì. È un gatto? No, è un coniglio. Indossa i vestiti? Sì, tipo una salopette. No? È un coniglio? Sì, bravissimo. Non è nero, ti ho appena detto che... Vabbè, facciamo che è viola. È viola? Sarà viola blu? Cerchiamolo subito. Beh, sapete che è un colore che non riesco a capire se è blu o viola. Che colore è? Sarà indaco, tipo. Ok, non è indaco. Facciamo di sì, è viola. Non è una ragazza. Ha la pelle? Credo di sì. Vieni da internet? Certo. Come vuoi tu, genio? Jax Digital Sequus. Come ha fatto a indovinarlo? Cioè, sei un genio. Un genio, sì, un genio, bravo. Vediamo se l'abbiamo tenuto su Minecraft. Eccoci qua. Siamo tornati con un Jax in mano. Jax, prendi il posto di Huggy Wuggy. Qua. Pum. Bello. Ci sta benissimo. Potrebbe esserci sopra scritto Digital Circus invece che Playtime. Potresti star fermo qua immobile per sempre. Aspettate, voglio farti conoscere. Ah, ma cammini pure. Vieni qua, Jax. Oh mamma, se li picchi si arrabbiano. Jax è quello più incazzoso di tutti. Lui... Oh, è una parolaccia incazzoso. Boh, l'ho appena detto due volte. Però è quello più arrabbioso di tutti. Cioè, se la prende a male ti fa gli scherzetti. Però è buono, fin dei conti. Dai, vieni, vieni. Dai, su. Vieni qua. Guarda qua. C'è Bubble. Poi aiuto. Questo è un colpo, mi ammazzano. Jax, vieni qui. Qua ci dovrebbe essere Kane. Eccolo. Vuoi conoscere Kane? Beh, lo conosci già. Però presentatevi. Lui è il presentatore. Si ammazzano. Non ci credo. Kane basta. Basta. Basta, Billy, basta. Guarda come ride, fa ga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 g
prossimo personaggio. Li facciamo tutti oggi, li vedremo tutti belli su Minecraft. Ed ora cerchiamo di indovinare il re degli scacchi. È reale? È reale nel senso che è un reale, cioè è un re, capito? Si dice reale, però credo che reale nella vita reale, no, no, ok. È maschio, certo, indossa spesso un cappello, no, o forse quella croce è un cappello. Non ha l'aspetto di un animale, ha la bocca, non lo so, in realtà non c'ha una bocca, ha una lineetta. Ha i capelli, no, ha una croce in testa, quella del re degli scacchi. Non si veste sempre di nero, indossa vestiti, sì, viola, non è giallo. Fa parte di un film, no, ha due occhi, certo, tutti strani. È stato scoperto grazie a YouTube. Non è un diavolo, ha i capelli arancioni. Non ha i capelli, t'ho detto. Non è un dottore, è un re. Ha più di 19 anni e che ne so io. Ha le dita, in realtà è sotto il mantello, non lo so. È marrone? Probabilmente, color legno. È il protagonista? Nah, non è un prete. È un re, indossa il mantello. Possiamo dire che è un mantello quel coso in realtà. Ha a che fare col colore verde? No. Sapete che assomiglia molto a Green dei Rainbow Friends? Non è bianco? Sta pensando. Non cambia. Canta, meno male. È viola, probabilmente. Non è un coniglio. È famoso grazie a Lion. Ciao Lion. Come stai? Tutto bene? Annegherò i miei pensieri bevendo. Fa parte di un cartone, certo! Non ha le orecchie. Indossa sempre vestiti. Non lo so, perché credo di sì. È famoso grazie a YouTube, certo! È di legno, sì! Ha le gambe, che ne so, c'è il mantello sotto. Non lo so, sta pensando. Kinger! Personaggio di The Amazing Digital Circus! Ce l'abbiamo fatta, abbiamo indovinato. Andiamo a vedere se l'abbiamo ottenuto su Minecraft. Wahoo! Oh, carica, carica, carica. Locky, 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 locky. Smetti di girare la testa e... Che cos'è questo? Cioè io so cos'è questo, Kinger.
Ma questo che cos'è? Queenie? È la ragazza di Kinger. Oh mio Dio, bello. Ve l'avevo detto, come un vestito viola. Bello Kinger. E guarda qui, Queenie. Ciao. Beh, tu non sei proprio carina, cioè, c'hai le ciglia al contrario. C'hai le ciglia sotto. Vabbè, sei carina anche tu, eh. Mi raccomando, ragazzi, fate un sacco di pedoni. Là c'è un angolino buio se volete a fare. Dai, date lì. Se volete una cosa a tre, c'è anche l'alfiere da qualche parte. E il cavallo. Tu vuoi il cavallo, eh? Tu vuoi il cavallo. Lo so, Queenie, che vuoi il cavallo. Babbo, non ti trovate nei discorsi da grande. Aia! Ma mi ha ucciso. Vabbè, andiamo a vedere se indoviniamo il prossimo personaggio. Ormai ce ne mancano pochissimi. Il prossimo personaggio si tratta di una bambola. È un animale? No, esiste davvero? No, indossa abiti maschili? No, è una bambola, non un bambolo. È femmina? Sì. È diventato famoso grazie a YouTube? Sì. A che fare col circo? Sì. Bravo, bravo, stai già andando nella direzione giusta. Non è Pomni, aspetta. Erano solo 7 domande, fammi dire qualcos'altro. Alle orecchie? Non lo so. Ma cerchiamo subito. Dai, non dobbiamo dirlo. Ok, eccola, eccola, eccola. C'ha le orecchie, sta schifosa qua, sta ragazza mocio. A me non sembra abbia le orecchie, sta qua. Se ce l'ha, ce l'ha nascoste sotto i capelli. Non so se ha le orecchie, sto coso, diciamo di no. No, non ha le orecchie. Ha mai pianto in televisione? No, però lei ha pianto, quasi, glitchando. Combatte? No. Ha due corna? No. Spero per lei. È inglese? Non lo so, probabilmente. Cioè, ha ucciso esseri umani? No. Indossa vestiti femminili? È una bambola. Ehi, bambola. Oh, quante domande inutili. Sì, ha i capelli rossi. Bravo, bravo, bravo. Porta i capelli legati in due codini? No. Ce l'ha tipo a rasta, mocio. Fa parte di un gruppo? Sì, The Amazing Digital Circus. Ah, ma lui intende... Ah, che c'è? L'ha indovinato. Non ci credo. L'ha indovinato. Guardatela in tutta la sua bambolosità. Ehi, bambola. Andiamo a vedere se l'abbiamo ottenuto su Minecraft. Ma credo proprio di sì. Caricamento. Lucky. Ragatta. Che bella che sei, ragatta. La donna più... Che paura. Ma siete andati veramente nell'angolino buio a fare i pedoni? Mamma mia, quanti pedoni degli scacchi avete fatto? Vabbè, comunque ti do un'altra amica, così potete dirvi le cose tra donne. No? Non te ne frega niente? Va bene. Ragatina, cosa ci avrei sotto la gonnellina, eh? Fa vedere, fa vedere, fa vedere, fa vedere, fa vedere. Niente. Mi guarda come per dire, che guardi? Niente, niente, ok. Ah, vuoi farmi vedere anche l'altro lato? Ecco, è squelettamento. Vabbè, basta, basta, basta. Guarda come se la ride lui dopo che ha ucciso tutti. Cioè, rinchiuso in questo mondo digitale schifo. Pezzo di schifo! Scappa, 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 scappa! Indoviniamo il prossimo personaggio prima che ci uccida quello... Quello lì. Anzi, facciamo così, quello stro... l'ho bippata come bippano loro. Mi stai ancora inseguendo? Oh, mamma. Aiuto, aiuto, aiuto. Dietro il bancone, dietro il bancone. No, non mi prenderai. Re, regina, aiutatemi col vostro esercito. Ma che esercito? Questi sono dei falliti. Pomni è scappato. Sta cercando la porta dell'uscita. Stai cercando la porta dell'uscita, Pomni? Non c'è, te lo dico io. Guarda chi sta arrivando. Guarda, guarda. Non me, lui. Guarda lui. Guarda lui, non me. Guarda lui. Vabbè. Ragazzi, che cos'è sto coso? Che cos'è sto coso? È l'astratto. Oh mio Dio. È il glitch. È Kaufmau. Si è glitchato tutto. Cribbio. Che schifo. Ma come faccio ad ammazzarlo? Questo mi ammazza. Ecco, infatti. Che spawnato questo. Non ci avevamo più da indovinare. Cioè, in realtà c'è anche altri personaggi come Gangle e un altro che... Gente inutile. Quello che gli si è rotto la maschera. E quello fatto dei Gloinks. Zubol. Zubol si chiama Zubol. Zubol e Gangle. Mamma, che nome. Vabbè, io dovrò scappare all'infinito facendo giro rotondo. Nel frattempo vi saluto. Quindi ciao a tutti. No... Oh, si è fermato, si è incastrato. Non girate troppo. Ciao.